Io sono un docente di Cartigiani Gelato University ed in più ho in Sansepolcro, in provincia di Arezzo, una propria gelateria. E sono qua, diciamo, con il mio collega Matteo Carloni, che anche lui ha una gelateria in Perugia. Dunque, Cartigiani Gelato University unisce tante realtà di docenza che hanno comunque anche delle attività proprie dove ci confrontiamo per crescere e portare avanti un nome italiano nel mondo. Sono vissuta 35 anni in Olanda e in Olanda, per esempio, non c'è tutta questa varietà di gelati. C'era una bella gelateria, ma naturalmente italiana, all'Aia, dove ho vissuto, e ci andavo ogni tanto. E credo che anche in tutta l'Olanda non molti gelatai che ci sono tutti di origine italiana. Perché per i giapponesi camminare in mezzo alla strada mangiando gelato era una cosa da vergognarsi, soprattutto agli uomini, ma ultimamente cominciate a vedere qualche uomo che cammina mangiando gelato, quindi penso che cominciate a diffondere anche tipo italiano.